c'è dietro un dottore. Alla pittura, conti i segreti in Svizzera, alla mano. Dal caso Moro a 100 giorni a Palermo, da Giovanni Falcone ai banchieri di Dio, una filmografia dedicata alla storia italiana e ai suoi misteri, una vita con al centro il cinema e le sue verità. Si è spento all'età di 83 anni il regista Giuseppe Ferrara, malato da tempo e scomparso a causa di un arresto cardiorespiratorio al Policlinico Umberto I di Roma. Paladino di cause morali e politiche, i film di Ferrara hanno segnato il Novecento, secolo delle grandi ideologie e delle grandi speranze. Ribelle e contestatore, sovversivo, così sarà ricordato. Tanti, tantissimi gli amici, parenti e sostenitori accorsi alla Camera Ardente allestita in Campidoglio per rendergli l'ultimo saluto. Un impegno civile importante, riconosciuto in primis dalla neosindaca Virginia Raggi, che ha incontrato i familiari, porgendo le sue condoglianze. Una rosa tra le mani e sul volto, la commozione di un addio a uno dei personaggi più controversi del Novecento. In tantissimi riempiono la Camera Ardente, c'è anche la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni e soprattutto Cecilia Mangini, 88 anni, considerata la più grande documentarista italiana di tutti i tempi, anche lei idolo del neorealismo cinematografico. Fu proprio la Mangini a sottoscrivere una lettera alle istituzioni quando Ferrara viveva un periodo di grande crisi economica ed era a rischio sfratto. Ha dato vita culturale e sociale al nostro paese, scrisse, non merita di rimanere senza una casa. Di lui rimarrà il ricordo e la riconoscenza di un uomo che ha portato sul grande schermo i misteri degli anni di piombo, i suoi film come storia, impressa nella mente e negli occhi. Oppure di tutti noi. Una mafia che non conosciamo, che forse è già nata.